Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio sulle news e info su iTale. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio sulle news e info su iTale. Finalmente, tra l'altro, torniamo a parlare un po' di quella che sarà l'avventura di iTale. Negli scorsi vlog, diciamo quello scorso veramente, e poi quello di tipo 4 mesi fa, si era parlato un attimino di quelli che erano i progressi a livello proprio dello sviluppo del gioco, mentre in questo blog post ci vanno a spiegare un attimino come sarà fondata l'avventura, con qualche chicca interessante, qualche parte di discussione. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, ancora prima di sentire appunto quello che vi sto per dire. Insomma, ve lo andrò un po' a spiegare, vi andrò a dire anche un pochino quello che penso riguardo a questo blog, che secondo me finalmente torna un attimino sulla strada, sulla retta via, dicendoci un pochino le cose che vogliamo sentirci dire, almeno per quelli che aspettano iTale fondamentalmente per la sua avventura. Vi ricordo inoltre, signori, che uscirà un video insieme al buon Maru, sarà una piccola discussione di circa una mezz'oretta, quindi preparatevi, state pronti perché lo farò uscire. Insomma, l'avevamo già registrato, poi è uscito questo blog e uscirà nelle settimane che verranno, anche perché poi, come ci dicono tra virgolette anche in questo post, il prossimo sarà di più, cioè lo vedremo sicuramente a gennaio. Detto questo, signori, si parla dell'avventura in iTale. Ovviamente ci rimandano a tutti gli altri blog che hanno scritto e ci fanno rivedere un'altra volta il gameplay, che possiamo rivedere, ma lo abbiamo visto veramente in lungo e in largo, e ci dicono sostanzialmente che è un anno dall'uscita del trailer, quindi è perfettamente un anno, tipo è uscito il 16 forse, un qualcosa del genere, questa la settimana, ed è uscito il trailer di iTale, che abbiamo visto tipo in tutte le salse. Sarebbe bello rivederlo dopo un anno, capirci un po' qualcosa in più. Vedremo, probabilmente lo potremo fare, fatemi sapere se come idea vi può interessare. E dicono che vogliono iniziare a portare un po' di blog anche con una certa regolarità. L'hanno detto tipo 4-5 volte, ci crediamo? In realtà no, io non ci credo più, però non sarebbe male farci vedere come procede lo sviluppo e non sarebbe male parlarci veramente tanto dell'avventura, perché secondo me poi di fondo è la cosa che più interessa, è quello che più stiamo aspettando, oltre ai server ovviamente. Che cosa, perché ci fanno rivedere questo gameplay? Cosa vogliono parlare? Vogliono parlare fondamentalmente dell'objective system. Objective system, che di fondo è il quest system, ovvero le quest. Queste quest, in questo caso vedete c'è il kill the skeleton, quindi il kill encounter, il kill counter, cioè il contatore di kill, ci dice che abbiamo un sistema di missioni che si può attivare quando facciamo una certa azione, quindi quando triggeriamo una certa azione. Molto interessante, mi ricorda tanti altri giochi RPG, ma di fondo tutti i giochi RPG sono basati su questo concetto. Ebbene, il sistema di quest ci dicono che sarà molto importante, sarà appunto alla base di questo gioco, che noi lo sappiamo, di fondo è un RPG, quindi le quest saranno il fulcro, poi quello che ci porterà tra l'altro a progredire nella missione. Ovviamente queste quest potranno essere singole, quindi quest singole, o quest concatenate. Al termine di queste quest avremo un tipo di premio che potremo avere in base alla difficoltà e forse anche alla lunghezza delle quest. Questo premio sarà molto molto importante e sarà molto più grande, quindi sarà anche un loot based game, quindi sarà molto basato sul loot, anche perché da quello che mi sembra di capire anche da questo blog avremo un'infinità di armamentario, magie, cose così, e quindi è veramente tanto grindoso come gioco. Mi piace questa idea, perché i giochi grindosi, World of Warcraft, mi fanno impazzire, e quindi non vedo l'ora di vederlo. Ovviamente ci dicono anche che tutte queste feature possono essere anche modificate dai creatori di server, quindi chi creerà un server può prendere un prefab, perché nei prefab si possono attivare queste quest e possono farle come preferiscono. Quindi ci ricordano ancora una volta che abbiamo la massima creatività, insomma la massima possibilità di creare e di modificare tutto ciò che c'è in game. Ora, qui c'è una frase dove io, tra i vari appunti, mi sono segnato il punto discussione. Perché questo? Perché qui dice una cosa molto interessante, ovvero quando parla delle quest ci dice che sia il loot sia la reputazione di fazione sono entrambe le ragioni che ci muoveranno per fare queste azioni speciali, cioè queste missioni. Che cosa significa? Molto tempo fa, quando ancora non si sapeva quasi nulla del gioco, quando io e il buon Mario, vi ricordo il suo canale, lo trovate sempre qui giù in descrizione,
quando non si sapeva ancora nulla del gioco, parlammo della possibilità di avere una reputazione con i vari NPC, ovvero con le varie razze di NPC. Avevo, se non erro, avanzato l'idea che ci potesse essere una barra di reputazione, un po' come succede su World of Warcraft, per esempio con i Quebec, e man mano che andiamo avanti con le missioni, oppure facciamo delle missioni dai Quebec, sblocchiamo, per esempio, dei trade nuovi, perché sappiamo che i Quebec si trovano nella zona 1. La zona 1 è una zona di tipo foresta, pianura, insomma, mettiamola così, biomi base. E quindi l'idea di aumentare la reputazione aumenta anche la possibilità, per esempio, di avere delle quest sempre più importanti, oppure degli oggetti dai mercanti sempre più importanti. Il fatto che loro lo abbiano scritto e abbiano scritto Faction Reputation ci fa capire effettivamente che ci sarà una barra di reputazione con i vari NPC. Adesso non sappiamo se questa barra di reputazione, per esempio, potrebbe essere sia buona che cattiva, ovvero io posso per esempio distruggere un villaggio Quebec e diventare cattivo, quindi questo per esempio ci potrebbe dar la possibilità di giocare Hytale come cattivo e non solo come un buono, quindi non solo da parte di Gaia ma anche da parte di Varin. Ecco, questo è un punto di discussione, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, perché è forse uno dei punti più importanti, se non il più importante del blog, proprio perché il fatto di avere un sistema di reputazione ci dà la possibilità di fermarci quanto più tempo possibile in ogni zona, beh, perlomeno dove ci sono gli NPC, quindi la zona dei Quebec, la zona dei Trork, la zona degli Skarak, la zona dei Feran, per esempio i Feran mi aspetto nella zona 2 una di quelle submission, proprio non necessariamente main quest, che ci aiutano tantissimo, anche perché esistono un sacco di mercanti Feran, quindi avranno tipo delle armi veramente forti, o tutte queste robe così, e secondo me è proprio basato appunto sulla reputazione di fazione, che poi se ci pensate ha senso, perché quanto più si fidano di noi tanto più vorranno aiutarci, quindi è questo di fondo l'idea sostanziale. Poi ci fanno vedere un pochino di screenshot, eccolo qua, qui ne abbiamo uno, abbiamo un accampamento molto rapidamente, questa potrebbe essere una delle submission che si attiva quando andiamo a triggerare qualcosina, vediamo se riusciamo a vedere qualcosina al volo, anche perché non è super zoomata. Vediamo che ci sono delle scale a pioli che non poggiano su niente, e quindi questo è già importante e interessante. È una struttura circolare, vedete, è stata praticamente piazzata nel bel mezzo del niente, perché è uno dei prefab, molto carina la parte centrale soprattutto della struttura, dove molto probabilmente si troverà il reward, quindi una volta attivata la missione, infatti c'è un altro screen che ci fa vedere appunto la missione iniziata, vedete qui, Trork Camp, kill the Trork. Però ci sono solo due Trork da uccidere, perché non lo so, però vediamo anche qui finalmente un attimino, vediamo quello che sarà di fondo l'HUD del gioco. Quindi abbiamo un'ascia, un arco, una pozione, quella che sembra una balestra, dei pezzi di terra, ok, quindi iniziamo finalmente a vedere anche i blocchi del gioco, come proprio vengono visti dal punto di vista dell'inventario, dal punto di vista del gameplay. Guardate tra l'altro come viene resa la distanza tra i biomi. Ora vi faccio notare una piccola cosa che effettivamente ho notato adesso. Abbiamo criticato tipo per anni Minecraft perché la sequenzialità dei biomi faceva schifo, cioè tipo trovavi il bioma nevoso attaccato al bioma del deserto. Qui vedo un attimino la stessa cosa, cioè questo bioma qui mi sembra un bioma un pochino più freddo rispetto al bioma della pianura, ma sono molto vicini, quindi non lo so, fatemi sapere voi. Sicuramente non sarà un bioma caldo, questo è sicuro. È una spruce forest molto probabilmente, quindi una foresta di abeti. Questa sembra una faccia o è sporco il mio schermo? No, sembra una faccia. E quindi è un pochino strano. Tra l'altro ci stiamo muovendo verso nord-est, quindi così, ok. E vediamo che stiamo per entrare nel campo di addestramento, nel campo di Trork, non che non è un campo di addestramento, è un campo Trork che ha due torri di avvistamento dal quale si può arrivare. Chissà, magari una volta
distrutta questo campo di addestramento, possiamo farci una base momentanea. Non lo so, secondo me questi prefab non sono del tutto abitabili, quindi a una certa poi te ne devi andare, mettiamola così. Anche se questa zona mi piace, non è per niente male, quindi ci builderei qualcosa. Mi trigger un attimino il fatto di qui dietro, però è un attimino da capire, magari è talmente tanto lontano, ma non credo, è talmente tanto lontano che si vede, ma questi mi sembrano alberi che si trovano in zone un attimino un po' più fredde, ma questo non lo possiamo sapere. Ritornando un attimino a quello che è l'accampamento Troll, comunque è una build abbastanza basilare, vedete qui tra l'altro si vede dove inizia il mondo e dove inizia il prefab inizia perfettamente qui. Noi entriamo, andiamo a fare la nostra missione. E ora parliamo di quella che potrebbe essere l'avventura. Sempre negli scorsi video, quando abbiamo parlato della Worgen, avevamo detto che molto probabilmente il gioco iniziava nella zona 1. Niente di più vero, perché effettivamente prima di questo post era vera questa cosa, adesso non è più così. O meglio, loro ci stanno dicendo che avevano intenzione di farci partire, di farci startare il gioco nella zona 1, una volta poi fatto il tutorial, che sappiamo che c'è il tutorial nel Tempio di Gaia dove facciamo conoscenza dei Quebec e del Golem corrotto. Se non lo sapete, signori, c'è un video interessantissimo secondo me che si chiama Come inizia i Tale e lo trovate sul canale, andatelo a vedere. Quelle sono tutte delle idee che noi abbiamo preso dai blog, quindi immaginatevi che bel lavoro che c'è stato dietro. E praticamente noi partiamo dalla zona 1, facciamo il tutorial, veniamo catapultati, o meglio tutorial, catapultati nella zona 1, conseguenzialità delle zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Adesso fanno un passo indietro e ci dicono una cosa molto importante sulla storia. E vi spiego anche perché. Perché ci dicono che il gioco non inizierà più dalla zona 1, ma inizierà dalla zona 1, o dalla zona 2, o dalla zona 3. Che cosa significa? Significa che non spawneremo più in una pianura, non spawneremo più in una foresta, potremo spawnare in un deserto, possiamo per esempio spawnare su una montagna innevata. Che significa? Questo vi fa capire, leggendo fra le righe, che la main quest, quindi le missioni quelle importanti, si trovano dalla quarta in poi. Quindi il gioco, le prime tre zone sono delle zone di riscaldamento, dove ci sarà bisogno proprio di bardarsi a livelli estremi, per poi partire dalla zona 4, zona 5 e ipotetiche altre zone o altri pianeti. Signori, ricordiamoci che ci sono 6 pianeti, 5 pianeti, adesso non ricordo bene. Quindi ricordiamocelo questo, perché Orbis è solo una parte del gioco. Poi ci sono tanti altri pianeti. Questo loro lo hanno fatto passare in sordina, ma noi che ricordiamo quasi tutto, fortunatamente lo possiamo ridire. Quindi ricordatevi che ci sono più pianeti. E quindi molto probabilmente, dopo essere passati da queste tre zone, che sono zone di riscaldamento, e loro ci hanno parlato anche di cosa troveremo in queste zone, perché ci parlano di sequenzialità, di difficoltà. O meglio, noi possiamo trovare degli accampamenti, mettiamola così, dei dungeon, adesso li chiameremo dungeon, i prefab, tutte queste cose qui, di diversa difficoltà, probabilmente potrebbero essere tipo 4 difficoltà, 5 difficoltà. E una volta fatto questo, noi possiamo distruggerli. E in base a alla difficoltà avremo un tipo di premio diverso. Ebbene, la cosa interessante di questa parte qui è proprio questa, ovvero innanzitutto saremo in grado di capire quale è più difficile e quale no. Infatti ci mostrano degli screen, per esempio questo è del livello più basso, vedete c'è semplicemente una struttura sempre nel deserto con un albero di acacia. Ok, non ci avevo fatto caso, non l'avevo guardato. Bruttino, un po' bruttino, ma probabilmente c'è qualcos'altro lì dentro. Da notare invece le foglie della palma, probabilmente, non lo so, un albero di banano, insomma. Comunque è fatta molto molto bene, non sembra assolutamente un gioco a cubetti. E vedete che ci sono solo e soltanto due scheletri che tra l'altro sono poco bardati, quindi abbastanza semplici anche da battere. Mentre scendendo e salendo di difficoltà vedete che troviamo delle strutture molto più complesse. Troviamo delle strutture molto più complesse con diverse difficoltà e quindi con diverse tipologie di mob. Ricordandovi anche che i mob sono facilmente programmabili, perché partono da una base e da quella base poi creano il mob. Ne abbiamo parlato sempre negli scorsi video, signori, se avete del tempo andatevi a recuperare le
playlist di ITEL perché sono qualcosa di incredibile. Abbiamo detto un sacco di cose, fortunatamente la maggior parte delle cose che abbiamo detto poi effettivamente è stata vera, e quindi io ve la consiglio perché secondo me ci sta. Vedete, arriviamo in questo punto, qui ci dicono che questo è un alto livello di difficoltà, anche perché abbiamo un mago e noi siamo discretamente bardati, tra l'altro con una lancia, quella che potrebbe essere una pettorina di Gaia, ricordandovi che qui ci troviamo nella zona 2. Non vedo niente che non abbiamo già visto e detto dal punto di vista decorativo e dei blocchi, se non queste torce con dei teschi. E poi vedete che arriviamo a un alto, al forse il più alto livello di difficoltà, anzi a uno dei più alti dicono, quindi non il più alto. Vedete che subito riconosciamo il tipo di mago non morto, qua lo chiama mago archetipo, partendo dal fondamentale che potrebbe essere questo. Quindi vedete già che è molto diverso, ha tra l'altro uno degli scettri che abbiamo visto nei concept art delle armi, però ci dicono anche che il nostro personaggio è bardato, e vedete è bardato tutto di verde. Ora non riusciamo a vedere cosa c'è davanti qua, perché probabilmente avremo visto uno stendardo, un qualcosina papabilmente dei Quebec, visto il verde. Potrebbe essere per esempio un'armatura di smeraldo. Questo il set, questa è un'altra cosa molto importante, il set dello stesso tipo magari ci potrebbe dare dei perk diversi, quindi dei debuff più forti. Magari se sei tutto di smeraldo salti più in alto, ecco, questa potrebbe essere una cosa interessante. E tornando a quella che sarà la conseguenzialità e quindi alla storia del gioco, vi ripeto, partiremo molto probabilmente o dalla zona 1, dalla zona 2 o dalla zona 3. Da queste tre zone poi inizieremo, in base ai vari livelli di difficoltà, a prendere insomma un po' di dimestichezza con quelli che sono i comandi, il gioco, il loot, il crafting. Inizieremo a farci la prima base e poi passeremo nella zona 4, dove molto probabilmente inizierà il vero gioco. Quindi le prime ore saranno di riscaldamento, insomma, che è tutto bello, è tutto, finalmente un blog che ci fa vedere qualcosa di interessante. Poi ritorniamo un attimino su quelli che sono i mob del gioco, quindi gli NPC. Questo è un Trork, questo è un accampamento Trork, vedo che stanno facendo un po' di robettine, mi piace il fatto che ci siano dei barrel comunque molto minimal, con delle case con dei tetti di paglia. Questa sembra una carota, come la sta togliendo, non ho capito, strana, veramente molto strana. Però vedete che rientrano sempre questi teschi, quindi gente che magari è andata lì per battere i Trork, ma non ha avuto vita facile e quindi è stata purtroppo distrutta. Tra l'altro vedo che qui queste funi mantengono queste carote, ma qui c'è uno spazio d'aria. Un bug? Non lo possiamo sapere. Andando giù vediamo che ci sono anche delle nuove creature, il pesce so, quindi perché chiaramente il pesce so, che troveremo in una regione distante di Orbis, c'è una nuova minaccia. Ok, non voglio saperlo perché mi fanno abbastanza paura, sembrano dei piranha modificati. Tra l'altro vedete che abbiamo sempre questa tonalità violacea, quindi ci fanno capire qua tutto ciò che viola è cattivo, quindi ricordate, i mirtilli sono cattivi. E poi abbiamo il piccione maledetto, che detto così sembra molto strano, però effettivamente è così, perché ha questi occhi un attimino che fanno un po' di paura, un tridente dietro la schiena, e vedete che miete vittime qui ai suoi lati. E detto questo, signori, non ci dicono più nulla, ci dicono semplicemente che il prossimo blog uscirà molto probabilmente a gennaio, perché comunque si devono godere anche loro le feste. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi lascerò un commento, mi piace o comunque quello che volete. Ci vediamo in un prossimo blog e buone feste dal punto di vista dei video di ITEL, anche se ne uscirà un altro insieme al buon Maru. Vi ricordo la discussione chiacchierata che troverete sul canale probabilmente sabato prossimo. Grazie mille ancora per essere rimasti, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo blog e di queste cose che abbiamo uscito, perché secondo me sono veramente tanto interessanti. Grazie mille ancora, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!